Franco Bonera presenta sportivamente i suoi pezzi di colore. Bonera, come mai questa passione per questa tipologia di articoli? Ma perché mi sono trovato a entrare alla Gazzetta Sport, che avevo 19 anni, seguivo già molto lo sport, però mi appassionava più l'idea di non raccontare il fatto tecnico, ma provare a vedere l'aspetto umano, l'aspetto ambientale, l'aspetto psicologico, e ho avuto la fortuna per una serie di circostanze di avere poi l'opportunità di prendere questo ruolo nella Gazzetta, quello del colorista, e non l'ho più lasciato, e adesso dopo tanti anni è venuta voglia di raccontare come avvenne. C'è spazio oggi con il giornalismo digitale per questo tipo di articoli? Ma oggi è un po' tutto così, magari fatto con meno passione di come la facevamo ai miei tempi, non solo io ma anche altri colleghi. Oggi invece forse si è dimenticato troppo, parlo dello sport, l'aspetto tecnico, per puntare soltanto su quello di colore, che però adesso è diventato un po' troppo di gossip, non tanto di colore. Ceruti, lei ha raccontato da protagonista insieme al collega gli anni di cui si parla in questo libro. Cos'è che rimpiange, se c'è qualcosa che rimpiange di quegli anni, magari nel rapporto con i protagonisti dell'epoca? Beh, io rimpiango il rispetto tra i colleghi, perché io oggi sono qui con Franco Bonera, che ho sempre rispettato perché veniva prima di me come età e come carriera. E poi rimpiango la facilità con cui potevamo parlare con i giocatori. Noi viaggiavamo sullo stesso aereo, potevamo fermare i giocatori, potevamo contattarli liberamente, e grazie a questo fatto io oggi ho tanti amici tra i giocatori dell'epoca, e oggi non è possibile questo per i miei colleghi più giovani, perché non possono neanche avvicinarsi ai giocatori, non li conoscono. E quindi questo è un grande rimpianto, ma soprattutto mi spiace per i colleghi più giovani che non hanno la fortuna che abbiamo avuto noi. Non le chiedo, Bonera, qual è il pezzo di colore a cui è più legato, ma quello che vorrebbe scrivere domani. Quello che vorrei scrivere domani sullo sport di oggi? Sì. Ma vorrei andare, in questo momento vorrei andare alle Paralimpiadi, visto che siamo sull'attualità, e lì sicuramente di pezzi di colore forse ne avrei anche fin troppi da scrivere. E di belle storie. E di belle storie, perché il pezzo di colore nasce per raccontare delle belle storie. Delle storie comunque, diciamo. Grazie. Grazie a voi. Grazie.